monta su questi scalini. Certo, sì, questo prete faticava a venire. Market rifornito, musica tipica. E Mark, che cosa ha trovato? Le olive. Abbiamo beccato una strada leggermente... Ed eccoci ad Achigol, un lago dentro un cratere vulcanico. Ed ecco la prossima destinazione, il cratere del lago Mac. Buongiorno viaggiatori, siamo Mark e Miki. Dopo aver viaggiato nei 5 continenti con tutti i mezzi di trasporto, da qualche anno ci spostiamo con la belva, un fuoristrada camperizzato con tenda sul tetto. In questo nuovo viaggio vi porteremo in Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan. Iscrivetevi al canale per seguire le nostre avventure. Ciao! Ma che cos'è questa meraviglia della natura? Ecco, quello che avete davanti non è nient'altro che un vulcano e d'intorno praticamente c'è tutto un lago salato. Chiaramente adesso è il periodo secco per cui è un lago salato, mentre invece nel periodo invernale c'è proprio l'acqua, per cui si crea una specie di isola. Immaginatevi il vulcano che rimane centrale come un isolotto e tutto intorno l'acqua. È un posto veramente bellissimo, sembra che il vulcano abbia eruttato tipo da qualche giorno, perché la terra è nerissima, d'intorno è tutto secco, qua c'è una temperatura di 27 gradi, guardate che paesaggio lunare che c'è, veramente fantastico. E noi ci siamo sistemati in pole position come sempre. Cosa prevede, signor chef? Il menù fronte vulcano. Le patate. Allora ha preso il vizio delle patate. Che buone! Abbiamo comprato anche la maionese e il ketchup per fare le patate nel tegame con le crocchette di pollo. Eh? È un fast food vista vulcano. Una bella impepata al... Che cos'è questo qui? Pepe e limone. Che delicatezza. Un po' di sale. Pepe rosa e limone per le vostre patatine più saporite. Poi lo chef non ci vorrebbe rosmarino, però ho trovato la salvia. La salvia. Poi lo chef non è che le mette direttamente in padella in maniera banale, come potete pensare, ma prima le lavora con le sue mani, le impasta. Come sei bravo, chef. Quanti trucchi. E adesso... La salvia. Salvia. Spazio, E peraltro è profumatissima questa salvia. Come dice Mark, queste sono le mie schifezze. Sì, queste sono le tue proprio. Crocchette di pollo, patate e salsine. Buono! È bicolore. Adesso vi facciamo vedere cosa abbiamo trovato nel market del ragazzo dove siamo andati prima. Allora Mark, che non l'avesse capito, è goloso di miele e qui praticamente c'è tutto l'alveare. Ma che questo fa bene l'amico. È buono? A me non è dolce. Di più? A me non piace il miele, però voglio assaggiare il pezzo di alveare perché non l'ho mai sentito. Fammi sentire il pezzo di alveare. Rimanendo in tema, questo è il chai che abbiamo comprato. Com'è il profumo? Profumo buono. Ma io lo voglio vedere da... Com'è fatto? Ah, è scuro, eh? Adesso facciamo, cerchiamo di essere tipici. Questo è quando è il momento della perfetta massaia. Guarda che lavorino, l'ha ripassato tutto con la spazzola, è ritornato tutto bello lucido. Bravo amore, bravo. Sì. Beh, impara, la prossima fai te. Ma veramente mi stavo accingendo a farlo con lo spray? Ma no, lo faccio io. Buongiorno viaggiatori.
Lo so che è presto, lo so che è l'alba, ma io vi devo far vedere questa meraviglia. Guardate, il sole non è ancora sbucato. Praticamente al posto del lago salato c'è un mare di nuvole. Che bellezza, guardate là, il vulcano è completamente invaso dalla nebbia, tutto sotto di noi. Bellissimo. È arrivato anche il sole, ma vedrete meglio questo panorama meraviglioso con l'aiuto di signor drone. Il sole a questo punto è proprio arrivato, quindi mano a mano la nebbia sparirà e lascerà il posto al lago salato. Il panorama, ragazzi, è veramente magnifico. E poi con questo terreno nero sembra di essere ritornati tutto in un colpo in Islanda. Guardate qua la belva come a suo agio. E se vi state domandando, ma tutte le mattine vi alzate così presto? Vabbè, che si deve fare? C'è sempre una bellezza qua da vedere, si fanno sempre delle alzatacce. Ma ne vale veramente la pena. Bellissimo, uno spettacolo unico. Il Mark ormai è quel puntino laggiù che è in pieno delirio fra fotografie e drone, non sa più dove girarsi, giustamente. Ma la cosa bella da qua è che quello che vedete sulla sinistra, anche questo è un ex vulcano, laggiù in fondo è un vulcano, tutto nella zona qua, praticamente era tutta disseminata di vulcani. Pensate nel momento clou delle esplosioni, vabbè, chiaramente non c'era anima viva a quel tempo, ma il delirio che ci doveva essere su questo pianeta. Che bello! E il delirio ha creato tutta questa bellezza. E ce ne andiamo da questi paesaggi vulcanici meravigliosi, la nostra strada continua e questo posto è stato magnifico sia ieri che stamattina all'alba, veramente spettacolare. Tin, lo faccio io. Tin, 12 gradi la temperatura. Oh, Crispio, me l'ero dimenticata. Grazie, sei veramente... Le informazioni vanno fatte tutte. Vanno fatte complete, grazie, sei veramente attento. In piccione. Sono sul pezzo, Sei sul pezzo. Proseguiamo. Siamo dal benzinaio, stiamo facendo rifornimento. Allora, la cosa meravigliosa è che dopo che hanno voluto sapere, insomma, tutti i dettagli della cartina, il giro, eccetera, eccetera, hanno offerto il chai sia a me che a Mark. Abbiamo rifiutato perché abbiamo fatto appena colazione, però lo sapete, in Turchia la gentilezza è così, anche dal benzinaio ti offrono il chai. La gentilezza continua perché chiaramente avendo visto la situazione penosa della nostra macchina tutta insabbiata, adesso ci stanno facendo anche il servizio di lavare. Tschinkur! Servizio completo. Abbiamo qua Oran e Eyup che sono i ragazzi che lavorano qua dal benzinaio. Sono gentilissimi e adesso servizio completo. Teşekkür! Ci siamo fermati a questo negozietto lungo la strada dove c'è ogni ben di Dio, c'è un sacco di varietà di frutta. Abbiamo trovato anche dei bei panetti. Qua il pane si vende così sciolto, si prende direttamente dalla cassa.
e c'è un profumo, ragazzi, che non vi dico, questo l'hanno portato fresco fresco, tipo sfilatini, focaccette. Insomma, adesso facciamo un po' di scortarella di roba fresca. E l'immancabile bollitore con il chai. No, vabbè, guardate che meraviglia, un mondo di olive, un profumo fantastico. Allora, ci siamo fermati per fare acqua, no? Tipico, guardate un po', la pagodina per il picnic, la fontanella con ciotolina per l'acqua e è sempre la mitica Turchia, funziona così. Io mi avvicino a lei, mi dirà che io la sfrutto, perché la faccio lavorare per, sì, per prendere un pochino d'acqua. Mi stai sfruttando, mi stai sfruttando, sfruttamento femminile questo, vieni e frutta, padrone! Quando voi ci domandate perché adoriamo la Turchia, ecco fatto perché il lago di Beyseir qua sullo sfondo e qua un, beh, chiamatelo campeggio gratuito, cioè un'area picnic totalmente libera con la torretta anche di osservazione a disposizione di tutti, chiunque la vuole utilizzare. Ti scegli quella che ti piace di più e ti piazzi, ed è proprio quello che faremo noi. Signor Mark, vedo che ha già deciso. Oh, siccome oggi la giornata è anche un po' caciottosa. Spiega che cos'è caciottosa. Caciottosa è quando è un po' così, un po' nuvolosetto, un po', no? Insomma, così. Non bella. Non bella, diciamo. È nuvolosa e basta per il momento, niente di che. Però, magari, che ne so, potrebbe piovere. Teniamo questa qui che è coperta. Ah, ci siamo... Il signor Mark ha deciso che ci impadriamo di questo. Vabbè, però sei esagerato, l'hai presa un po' vista. Va bene, questa va bene, dai. Aggiudicata. Innanzitutto facciamo subito una cosa, ci andremo a impicciare quassù sulla piattaforma del Beyseir Golu Milli Park. Milli Park significa parco naturale. Allora impicciamoci e vediamo un po'. Ma che meraviglia! Eccoci quassù in cima. Sono tre piani la piattaforma. Giù c'è una barchetta nel lago. Lì c'è il Mark che sta picchettando la doccia. Guarda che bell'angoletto che ci siamo trovati. Poi qua giù in fondo ci sono delle barche di pescatori. E questo è tutto panorama. Veramente bello. Laggiù c'è anche un signore con la rullottina. Il bello è che il parco è grande. Guardate qua, ci sono altre piazzole, laggiù altre non si vedono, sono sotto gli alberi. Meraviglioso. Ah, Turchia, che meraviglia. E questo che vedete qua nel mezzo è un isolotto, è proprio staccato dal resto del lago. Signor chef, che cosa ci combina oggi vista lago? Faccio un sughino ai funghi, trovati freschi, questi funghini bianchi. Abbiamo trovato dal signore del market, che era anche parecchio rifornito e molto gentile. Ma siccome non sono tanti, no? Allora l'allungo un po' col pomodoro, sai? Ah, ok. Un rinforzino. Il rinforzino. E poi? E poi la signora vuole le uova. Vuole queste benedette uova. Al tegamino. Bravo, le uova al tegamino. Il signor Marco c'ha il cappuccio perché si è appena lavato i capelli e almeno tiene la testa e i pensieri al caldo. È vero? È vero. Ecco. E il profumo dei funghetti io non ve lo dico. Comunque sono funghetti, e peperoncino e poi cosa c'è? La salvia. La salvia. Vabbè, sale, pepe. Sale, pepe che ce lo dobbiamo mettere e poi un po' di aglio. In camicia e un metaglio invece pezzato. Ora ci vuole il sale, signora. Certo, certo. Vai. Subito, esempio. Questi ragazzi sono gli spottini, quelli belli. Quelli proprio che ti fanno dire: ah, che meraviglia! Più quando arriva la pappa. E a fine pasto abbiamo sostituito il caffè
con il tè turco. Nel frattempo è venuto a trovarci anche un mini turchino. Ciao, mini turchino! Ma dove sono i tuoi genitori? Dove sono? Cosa fai così piccolo, tutto solo in giro? Eh? Ma guardalo! Ehi, mini turchino! Dove vai che lì c'è l'acqua alta? Ma dove vai che lì c'è l'acqua alta? È pericoloso, mini turchino! Eh? Ma guarda Billino, questo è piccolo piccolo. Sei un cucciolotto, te! Ma sei un cucciolotto! Eh? È bello lui! È bello questo cagnolino! Ecco, questo è il genitore che è arrivato. È il padre turchino. Ecco, questi sono i genitori di Baby Turchino. Dico io, ma adesso vostro figlio non sapete neanche dov'è? L'avete mandato a giro da qualche parte? Ma vi sembra possibile fare una cosa simile? Non siete bravi! Prima l'ho visto che vagava da solo, è piccolo! Un minimo di coscienza! Niente, non la vedo la coscienza. È così che si fa. Comunque lei è turchina e lui è turchino, la famiglia Turchini. Nel frattempo, mentre vi parlo, aspettate che vi devo far vedere chi è arrivato. Questo che ce l'ho direttamente sulle scarpe. Si è accomodato con le zampe e tutto. Stai comodo? Ecco, turchina. E che cos'è? Che cos'è? Una riunione? Ma mi dai le palle? Hai visto mi ha bussato sul piede? Ma che sistema è questo? Che cosa vuoi? Ma guarda! Ma sei insolente, turchina! Ma guarda che lavori! È il momento del tè, la cucina è chiusa per tutti. Sia per gli animali che per le bestie. Capito? Mi sa che hanno sentito odore di tè e essendo cani turchi. Questo veramente ce l'ho, non posso neanche spostare il piede, ce l'ho qui. Buongiorno viaggiatori! Dal lago Beyseir in Turchia, qui abbiamo la nostra pagoda di cui ci siamo impossessati. Allora, stanotte ha piovuto, adesso vediamo un attimo fuori com'è la situazione. Metà cielo è un po' nuvoloso casciottoso e metà c'è il sole. Vediamo meglio da quest'altra parte. Oh, ecco qua. Allora, lassù c'è la torretta di osservazione. Ah, qua giù però c'è un po' celeste, dai, c'è uno sprazzo di azzurro. Guardate che bello il riflesso del sole sul lago in quel punto. Invece dalla parte di qua è più scuro, però bellissimo. Questo posto è veramente molto bello. Questi alberi che sono tutti inclinati dal vento, molto pittoresco. Colazioniamo e si riparte. È arrivata anche Turchina, puntuale come un orologio svizzero, e si è beccata qualche cricherino salato, perché i dolcetti ti fanno male, capito Turchina? E poi dov'è il baby turchino? Anzi, baby turchina, perché è una femmina, sarà col marito. Vabbè, e detto questo, forse non vi avevo detto che il resto di questo parchetto, allora ci sono i punti per lavare i piatti, ce n'è uno qua, ma sono disseminati. Addirittura laggiù in fondo c'è un piccolo prefabbricato che c'è dentro la moschea. Cioè, non manca veramente niente. Volendo restare qua, per chi è magari un viaggiatore un po' più pigro, potrebbe stare qui anche giorni e giorni con le dovute scorte, si può fermare. Ma noi, che pigri non siamo, si riparte dopo aver fatto la nostra sontuosa colazione. Oh, adesso facciamo anche il momento mappa, perché utilizziamo la mappa che è qua a disposizione del parco. È veramente ben fatta, qua c'è tutta la leggenda con tutte le cose che ci sono, perché ci sono anche percorsi per le biciclette, per camminare, insomma c'è un po' di tutto. Il lago è molto grande e noi ci troviamo in questo punto qua, dove c'è appunto l'area picnic, vi ricordo gratuita. Lo so che noi non siamo abituati a queste cose in Italia, ma qua è veramente così, ci sono addirittura anche i bagni.
e con 12 gradi di temperatura si riparte. Mi ero dimenticata di dirvi che siamo a 1100 metri d'altezza, fortunatamente insomma c'è stata, qui ci sono invece un punto dove ci sono i pescatori, fortunatamente dicevo stanotte c'è stata la pioggia, ma noi l'abbiamo schivata perché era già insomma tarda sera, per cui eravamo già nel nostro hotel al riparo. Proseguiamo la strada. Oggi vogliamo andare a vedere un po' di canyon, un po' di situazione, vediamo un po' qualche cagnonuccio, un po' di sassetti, un pochino di cose miste, guardiamo un po' quel che propone il menù, ma il menù come sempre è appetitoso. Però vi anticipiamo anche che staremo per le prossime tappe sempre insomma in quota come siamo stati fino adesso, ma poi, visto che è anche autunno insomma, vogliamo un po' di salsedine da bravi viareggini insomma abituati al mare, quindi poi scenderemo e rimarremo diciamo a livello del mare, quindi queste sono le ultime tappe un po' in quota. La nostra strada prevede di fare un 120 km, siamo in direzione di Antalya e poi andremo nell'interno verso Koprulu Canyon e Tazi Canyon. A tra poco. Ma quante ne saprai? Ma quante! Abbiamo fatto un po' di spesa, abbiamo preso il pane fresco e poi abbiamo trovato a un omino che c'aveva un sacco di roba questa bella padella antiaderente che potrebbe andar bene per le mie richieste di patate e cose varie, almeno non c'è il problema di manico, e vediamo se poi la sostituiremo con la padella che abbiamo. Intanto questa molto carina, 7,50 euro, guardate che bella, mi ha detto che ha una buonissima qualità. Bene, vediamo, poi la proverà il signor chef. Ci stiamo avvicinando qua nella zona del canyon, che è un posto comunque conosciuto a livello turistico. Infatti abbiamo visto ci sono un mucchio di posti dove fare rafting, c'è anche una zip line, insomma c'è un po' di roba. C'è un po' di vita. C'è un po' di vita e insomma c'è anche un po' di turismo. Nel frattempo però la temperatura è diventata di 26 gradi, il cielo è turchese, il sole splende e gli uccellini cinguettano! Sì! Mamma mia, quanto parli! Oh no, dai, siamo quasi arrivati a qualche chilometro e siamo arrivati. Ed eccoci arrivati al Koprulu Canyon, quello che scorre sotto il fiume Eurimedonte, e questo è il Mark. Intanto vi do qualche informazione su questo ponte. Allora, il ponte è stato costruito dai romani, ha una lunghezza di 22 metri e è largo 2 metri e 70. È tutto completamente in pietra. Adesso vi faccio l'effetto wow, guardate il colore dell'acqua, è meraviglioso. Se vedete qua, questi che stanno passando adesso sono pulmini turistici che non mancano, perché adesso poi tutti andranno a fare il rafting, e questa comunque è la larghezza del ponte che si percepisce. Hello! Il ponte è stato restaurato nel 1997. Ragazzi, il colore dell'acqua è veramente magnifico. Adesso scendiamo un po' di scale di modo che arriviamo all'altezza del fiume Eurimedonte. E comunque ragazzi, anche qua i nostri simpatici romani ci avevano messo lo zampino, insomma le cose belle è sempre merito dei romani, prendiamocelo qualche merito. Allora, intanto però guardo perché sennò mi distraggo e batto la faccia. E vabbè, ma il colore di quest'acqua, che spettacolo. Adesso vi faccio vedere meglio anche il ponte. Ecco, questo è il ponte visto dal basso. Laggiù in fondo vedete c'è anche una barchetta, l'acqua è cristallina, ha dei riflessi incredibili. Qui siamo nella parte bassa del canyon, veramente bellissimo. Laggiù ci sono tutte le canoe pronte per il rafting, ma noi ci godiamo lo scorrere placido di questo fiume. Bello bello. Adesso ci riaspetta la salita per tornare lassù in cima dalla belva.
in direzione di un altro punto panoramico, cioè andiamo al Tasi Canyon. 12 km circa e ci siamo. E comunque noi in questo momento ci troviamo dalla parte della costa mediterranea della Turchia. Infatti, se vedete anche la vegetazione, appunto, siamo ritornate alla vegetazione mediterranea. Ma quanto tempo è che non la vedevamo questa vegetazione mediterranea? Non vedevamo i pini, gli alberi. Guardate qua. E intanto sulla strada abbiamo trovato anche una bella fontanella, quindi momento rifornimento. Eccola qua. Ad intorno c'è tutta una pineta e pochi chilometri, una manciata di chilometri, siamo arrivati. Si parcheggia la macchina e poi si prosegue in un sentierino nel bosco fino al punto panoramico. Arrivati a questo punto non si può perdere l'occasione di farsi il selfie della vita, che magari potrebbe essere anche l'ultimo, visto l'altezza, chi lo sa? Ragazzi, l'altezza è veramente notevole, da qui si vedono proprio le gole di roccia, il fiume sullo sfondo e in sostanza proseguendo a dritto si trova il Koprulu Canyon, quello che abbiamo visto prima. Questa è l'altezza, guardate un po'. È un bello strapiombo, selfie della vita qua. Ho aspettato il mio turno e sono riuscita a farmi un po' largo tra le persone. Guardate, questa proprio è la vista più di qua non si va, Poi abbiamo finito lo spazio. E adesso facciamo un selfie. Ecco, è un po' così, gatton gattoni, come ha fatto questo signore. Si fa la mega foto. E adesso, come in nostra consuetudine, abbandoniamo i posti più turistici per andarcene un pochino più in qua a cercare uno spottino meraviglioso. E lo sapete com'è la regola, che finché non si trova lo spottino meraviglioso non ci si ferma. Vabbè, il Kazaki si è già segnato in tutti i sensi.